Buonasera a tutti, ben ritrovati in live con Gears of War 4. È il primo live che faccio. Vogliamo farmi vedere se è partito? Ok, il live è partito su Twitch, quindi non ci dovrebbero essere problemi. Benissimo. È il primo live che faccio su Gears of War 4. Ho fatto già la recensione, ve l'ho già detto oggi durante il live di XCOM 2. La recensione è uscita il 6 ottobre, un giorno prima dell'uscita del gioco per i possessori dell'Ultimate Edition, mentre chi ha acquistato l'edizione normale potrà iniziare a giocarci da mezzanotte, sono da domani, perché il gioco esce ufficialmente l'11 ottobre. Siamo stati abbastanza fortunati, Microsoft ci ha gentilmente dato un codice review e quindi ho giocato il titolo con anticipo e con grandissimo piacere. Il gioco, come avete visto poi su Console Drive, si è beccato un bel 90 su 100, gioco che mi è piaciuto molto, quindi come potete immaginare, tranne per alcune piccole incertezze nella campagna che è un pochino discontinua, alterna alti e bassi, quindi non mi è piaciuto ma non mi ha fatto impazzire come mi aspettavo, perché è stato secondo me un peccato, perché con un pochino di cuore in più, un pochino di coraggio in più, secondo me la campagna di Gears of War 4 e tutto Gears of War 4 potrebbe essere considerato un capolavoro. Allora, cosa vi faccio vedere stasera? Ci dedichiamo solo al multiplayer, perché come vi ho già detto la campagna single player ve la farò vedere più avanti, quando faremo la Gears of War saga. Quindi ci dedicheremo principalmente al Versus e all'Ordo, ovviamente. Poi vi faccio vedere intanto, anzi questo ve lo faccio vedere casomai dopo, la parte di personalizzazione. Quindi andiamo a giocarci l'Orda. Vediamo un pochino quanti giocatori, se riusciamo a trovare qualcuno, ma credo di sì, perché ormai il gioco ce l'hanno già in tanti. Già il 7 ottobre si trovavano molte persone a farmi compagnia in multiplayer, poi... un po', sì, ecco, abbiamo già trovato dei giocatori, perfetto. Io che sono un ingegnere, si chiama un ingegnere. Ci sono le classi, ragazzi, nel multiplayer, anzi nell'Orda di Gears of War 4. Ci sono classi abbastanza, diciamo, classiche, c'è l'ingegnere, c'è il soldato e compagno. Ognuna con delle precise abilità. Nel caso dell'ingegnere, queste le abilità gli permettono di aggiustare oggetti e quant'altro, insomma le varie fortificazioni classiche della Orda. Ok, sta per caricare la mano. Anzi, non parlerò tantissimo, non perché non voglio parlare, ma perché abbiamo detto tantissimo del gioco, ormai si sa tutto. Poi se mi metto a parlare i miei compagni di squadra mi distruggeranno perché parlo troppo, quindi mi cacceranno direttamente dalla partita, quindi ci concentreremo tanto sul giocato. Dai, ci siamo. Io da qualche giorno che non ci stavo giocando a Gears of War. Dopo la recensione ci ho giocato giusto un paio di giorni, poi mi sono dovuto occupare di Mafia 3 XCOM 2 che sto ancora giocando, quindi vediamo un pochino i server come stanno messi, ma dopo l'uscita non mi hanno dato problemi, quindi comunque confermavo il mio giudizio positivo. Che multiplayer l'ho giocato durante la fase review, però dovete sapere che durante la fase review c'erano solamente noi giornalisti, diciamo. Anche se non mi voglio definire tale, almeno non per il momento. Comunque c'erano solamente i possessori appunto del codice review, quindi non eravamo in tantissimi, quindi c'erano degli eventi orari ben definiti creati dagli sviluppatori dei Coalition, dalle 4 alle 5 e mezza, una cosa del genere, adesso non mi ricordo di preciso gli orari, comunque in orari ben definiti per provare il player. Qualche volta mi capitava la fortuna di provare molti durante qualche ore notturne, infatti tipo facevo le 4 per poter provare il gioco in multiplayer, quindi fatevi un po' voi i conti. Insomma, comunque già all'epoca
ripeto, avevo sensazioni positive sui server, anche se non era comunque una cosa molto abile, perché appunto eravamo in pochissimi a giocare. Ci siamo. È il momento di fare casino. La prima cosa. Prendiamo. Lo vogliamo mettere? Ragazzi, io non lo so. Dai, se si decidono a piazzare il fabbricatore andiamo avanti, altrimenti perdiamo solo tempo. Non lo mettere là, non nulla. All'inizio, allora, ragazzi, praticamente la Lord funziona in questo modo. Beh, chi ci ha giocato già la conosce benissimo, sicuramente. 50 orde di nemici, ogni 10 orde c'è il boss, classico. Tutto gira attorno al fabbricatore. In pratica, tramite il fabbricatore possiamo le fortificazioni per difendere il posto dai nemici, per farci aiutare, insomma, in combattimento. Poi comunque ve lo farò vedere mentre giochiamo il funzionamento. Ondata. Dai, andiamo avanti, per favore. Raccogliamo qui i materiali. Affrontiamo le difese. Questi materiali adesso vanno depositati al fabbricatore, così condividiamo insieme agli altri giocatori i punti, e poi quando abbiamo abbastanza punti possiamo spenderli per acquistare nuove fortificazioni, armi e così via. Allora, gli altri giocatori stanno di là, io mi metto di qui. Eccolo là. Che stanno in difficoltà dall'altro lato. Adesso ci andiamo a fare un giro. Ok. Vabbè, ma adesso stare in difficoltà è impossibile. Poi dopo più avanti, ragazzi, faccio vedere pure la personalizzazione tramite le carte, insomma tutto il resto del multiplayer. Cercherò di farvelo vedere quanto più possibile, ovviamente. La recensione comunque trovate tutti i dettagli scritti, quindi un'idea ve la potete fare anche da lì. Io cercherò di farvi vedere quanto più cose possibile, però considerate sempre il limite di 2 ore, che a volte può non bastare per un multiplayer così corposo, perché il multiplayer di Gears of War devo dire è bello ricco. Modalità cooperative che competitive, tanto di cappello
ragazzi di The Coalition. Vabbè, adesso è facilissimo, lo ripeto. Infatti stiamo facendo. Andiamo a depositare sempre i punti. Dove eccoli? Non li vedo. Tutti là attaccano, eh. Porca miseria. Aspetta, mi sono chiamati. Dai. Ma adesso mi metto l'altro lato, perché nel lato che difendo io non c'è mai nessuno. Ci resta poco tempo. Affrontiamo le difese. Un po' di munizioni. Adesso mi sa che non mi serve. Tanto qua. Esci fuori con la testa, ti ok. Ok. Oh, il migliore. Grande. Io mi ricordo ad esempio che durante la mia prova review, già la seconda, la quinta ondata era un pochino in difficoltà perché eravamo io e un altro giocatore. La mappa era un po' strutturata in modo molto diverso, molto più complesso secondo me, perché non c'era questa zona centrale così. E ci troviamo subito in difficoltà. Poi so, raga, era la prima partita che facevamo in orda. Da due persone non era proprio il massimo. Questo era giusto un esempio, eh. Get out of here!
Cerchiamo di aiutare gli altri giocatori di qua. C'è nulla? Yeah. Tra poco arriva il boss. Che siamo? L'ondata 6, altre 2 andate. No, altre 4. Mettiti al fabbricatore e costruisci le difese. E arriva il boss. Altro colpo, qui ci prendiamo un altro colpo. Ci prendiamo anche il Lancer. Granata pronta e pronta. Eccomi, eccomi. Oh cavolo. Mamma. Oh ragazzi, la morte così, no, prego. Già no. No, vi prego. Dai. Mi sono fatto cogliere di sorpresa. Devo di essere finito. Aspettare, vabbè, adesso è finita l'ondata, quindi. Non mi aspettavo quelle bestiacce di là, mi hanno fregato quella. Quelli si rompono le palle, mamma mia. Madonna santa. Male, però molto male. Oh, diamine, approntiamo altre difese. Mi serviva.
Vedi, vedi, qua ci siamo. No, l'overkill no. Prego, l'overkill no. Gli altri qua hanno messo le transenne, ma non... Stanno tornando! Boh, vabbè. No, ho finito le munizioni. Madonna, che morte del cazzo proprio. Scusatemi. Grazie, molto gentili. Sempre suppressed. Ora sono in cattivo. Potete pure resuscitarmi, eh. Infatti. Vabbè. Cioè, hai messo la torretta qua che non serve a una beta minchia. Io con la pistola che posso sempre ripararla, quindi... Oh cavolo, arriva il boss, arriva. Madonna! Ma tu guarda questo! Sono ferita! L'ho distrutto! No, hanno distrutto la torretta, porca miseria! Спасибо.
questo o c'è il boss? Andato? Non è andato. Dai, che sta per andare. È andato. A me ha fatto pochissimi punti. Prime 10 andate. Cioè, ma anche aumentare di livello, Mettiti al fabbricatore e costruisci le difese. Ma adesso non possiamo costruire nulla. Secondo me hanno messo troppe barriere come queste, quindi ci fai molto con queste adesso, però vabbè. Ah, questo è facile, dai. Qua è stata facile. Comunque sto giocando malissimo, ragazzi. Non sono abituato a Gears, purtroppo lo devo ammettere. Non sono un grande campione a Gears. Non lo sono mai stato. Anche se non l'ho mai giocato a fondo, anche questo è vero, eh. Anche stia cercando scuse, però è la verità, non ho mai giocato un Gears a fondo. Per questo voglio fare la Gears saga tutta per intero. Ma io vorrei cambiarmi arma, ma il Lancer costa. Quel tizio che fa sempre un sacco di uccisioni. Mamma mia. Fa sempre il doppio di noi. È impressionante. Muoviamoci. Attivare modalità difesa.
Le palle maledette arrivano. Che spara? Lui. Resistete immediatamente. Vengo a dire che quest'arma è poco precisa, ragazzi. Quest'arma veramente è indomabile certe volte, perché veramente non è come il Lancer, è molto meno precisa. Questo è tranquillo, non è un mini boss, e questo possiamo ritenerlo. Andata. Andiamo al fabbricatore. Le torrette dobbiamo mettere. Ok. Tempo scaduto, arrivano. Nessun altro? Sentinella pronta. Cioè, mo che avevo messo la roba qua? Aia. Ripariamo, ripariamo. Andata. Oh, ragazzi, abbiamo fatto più di 5 uccisioni, però. Ci stiamo riprendendo. Un pochino, ma ci stiamo riprendendo, dai. Senza esagerare. A me voglio cambiare arma, però. Voglio il lento. Lo voglio sorprendere. Barriere non se ne possono mettere, quindi siamo a posto così. Chi è? Spara. Ah,
Oh, che bella la motosega. Una goduria, ragazzi. Davvero una goduria, ma scherzo. Questi stanno tutti... Oh, guardalo. Mamma mia, questa mi è piaciuta particolarmente. Data 15, andata. Mettiti al fabbricatore e costruisci le difese. E che possiamo costruire qui? Boh, le armi non ci interessano. Qua fortificazioni non possiamo mettere. Devo aggiustare qualcosa però, vediamo. Cioè, facciamo un giro. Fortificazione riparata. Perfetto. Fortificazione riparata. Vado ragazzi, un attimo che lascio la torretta qua e me la distruggono, porca miseria. Ma davvero, un attimo che la lascio, io sto facendo, aggiustando le altre cose. Oh cavolo, ho sbagliato io. Andata anche questa. Ho giocato malissimo sto giro, però stavo quasi per morire, quindi vabbè, prendi e porta a c***o, come si suol dire. Però porca miseria, mi hanno distrutto la torretta. Questa è una cosa che mi fa arrabbiare non poco. Cavolo, cavolo. Ah, vedo fosse qualcuno dietro. Chi è che sta morendo? Lui. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta io.
Oh, che bello. Ui, ragazzi, qua ho dato del mio meglio, davvero. Devo capire come fa Guevara a fare sempre una marea di punti, però. Menti a lui. Questo cos'è? Pure questo ci mancava. Cavolo, non c'ho più munizioni del Lancer, maledizione. Uff. Ragazzi, comincia a farsi leggermente tosta, eh. Poi, è la prima volta che arrivo così lontano, perché, come vi ho già detto, durante la review session non siamo arrivati, non siamo riusciti ad arrivare. Sì, ma la penale decima ondata siamo riusciti ad arrivare. Dammi il Lancer qui. Cavolo, nessuno che mi copre però. Rianimami.
guarda, questo non me ne ero neanche accorto, questo lo tenevo davanti. Ce ne mancano. A me quell'altro 11. Uff. Ecco, è passata quasi un'ora. Sono 50 minuti, mamma mia. L'elicottero un'altra volta. Bene. Bella botta quest'orda. Sì, è una bella botta questa ondata. Tutti pronti!
Ah, un colpo di... Eccomi, sono i piedi! Niente. Come si arriva lì, cioè? Ah, guarda! Adesso l'unico modo per tornare in vita è portare la mia targhetta al fabbricatore, come sto facendo qua il mio compare, grazie, gentilissimo. Ah cavolo, vado a caricare. Grande l'ho fatto io. Mamma mia, una bella botta questo, eh. Uff. Sono arrivato anche a livello 13. Olè. Si progredisce. Nemica adesso fa via via sempre più forte. Ok. Tanto qua raccogliamo i punti che fanno sempre comodo. Però mi devo fare un'altra arma che non ne posso di. Noia. Va bene.
Ragazzi, c'ho quest'arma che la odio. Qui c'è l'enforcer, meno male. Qua c'è poche munizioni. Devo cambiare arma assolutamente, perché non la sopporto questa cavolo di... Voglio il Lancer. L'ingegnere, il problema è che non parte col Lancer. Quindi ogni volta lo devo acquistare. Perché non me l'ha fatto? Mannaggia. Rianimami. Marta, sono ferita. Non avevo bisogno. Ma non ho capito perché non ho usato la musica. Ma forse con gli androidi non funziona. Non mi ricordo adesso. Vabbè. Ragazzi, comincio ad accusare un po' di monotonia, lo ammetto, eh. Mi serviva. A un certo punto la comincio ad accusare un po' di monotonia io con l'orda. Costano un sacco di soldi sti cosi, però, mamma mia. Meglio un cecchino in meno.
siamo a 23. Arriva la 24esima. Siamo quasi a metà. Abbiamo 30 secondi per raggrupparci. Fortificazione riparata. Ammetto di non sapere come sono morto, devo ammetterlo. Cioè, non ho capito chi mi sparava. Che mi indicava dietro, però dietro non ho visto nessuno. Quindi probabilmente i terrorismi devono essere quei cagazzielli piccoli. Preoccupati per il vostro benessere. Sì, sì, guardi per il nostro benessere, bella questa. Siamo preoccupati per il vostro benessere. Assalto. No, oh, cavolo, ho perso di nuovo il Lancer, madonna santa. E quando muoio mi riporta con le abilità normali. Mamma mia. Quando scoppiano comunque è bellissimo, lo ammetto. Sto per attaccare. Uno sempre morto. Sono per me. Ricarica via. Sopprime. Madonna. Sono ferita. Grazie, tra poco bestemmio. Sento troppo sangue. Dai, almeno ho depositato i crediti. Forza! Quello grosso, porca miseria. Amico. Vuoi leggere acquisito? Unità all'attacco. Forza a terra!
Ci resta poco tempo. Affrontiamo le difese. Ce l'ho. No, si sono fregati. Fatemi costruire la cosa, vabbè. Non fissate queste barriere, ma mettiamo il... sempre quello che preferisce avere la torretta automatica. Così sparo da sola. Ti metti là, la difendi. Invece, vabbè. Tempo scaduto, arrivano! Madonna. Mi servirà di aiuto. Per favore, vieni qui. Noia. Non me ne tiene più di fare l'urlo, lo ammetto. No, l'abbiamo fallito. Tra l'altro siamo un giocatore in meno, ma cavolo. Ci resta poco tempo. Approntiamo le difese. No, perché a un certo punto l'urda diventa noiosa, eh. Diventa abbastanza pesante da affrontare. Fortificazione riparata! Fortificazione riparata! Filo riparato! Ah cavolo, ho finito le munizioni del Lancer. Ti senti meglio? Boh, non ho capito, quello stava là, non ho capito che fatto, però vabbè. No, non l'ho capito, sinceramente. Ragazzi, io direi che passare al multiplayer competitivo, altrimenti non ve lo faccio più. Perfetto! Ah...
Madonna, ragazzi. Eccomi, sono in piedi. Messaggi per la detenzione acquisito. Prendo l'arma. Siamo rimasti a due. No, vabbè. Allora adesso lascio pure io. Vabbè, siamo rimasti a due. Vabbè, siamo a due. Vabbè, dai. Se moriamo adesso escono la partita, così sì. Adesso me ne vado perché è inutile perdere tempo, dai. Mettiti al fabbricatore. Ok. Vi faccio vedere così un po' di multiplayer competitivo e possiamo andarcene. Dai, non è andata malaccio, a livello comunque siamo arrivati a metà. Ma l'ordine è un bel impegno, se ti ci metti davvero solo con quella perdi tantissimo tempo. Allora, cioè, vedete, noi abbiamo fatto arrivare a metà, ci abbiamo messo quasi, no, più di un'ora. Quindi io direi che almeno un 3 ore se noi ci vogliamo, perché poi più avanti si fa più difficile diventa, quindi un 2 ore e mezza minimo, se no si arriva addirittura a 3. Allora, andare a rifare una partita veloce. Anzi no, prima voglio farvi vedere la personalizzazione. Sì, prima voglio farvi vedere la personalizzazione delle carte, così poi ci facciamo giusto una manciata di partite in multiplayer competitivo e chiudiamo. Vediamo un po' se mi fa uscire da qui. Allora, eccoci qua. Personalizzazione. Allora, ragazzi, il sistema di personalizzazione funziona tramite le classiche ormai carte. Ci sono varie skin dei personaggi. Vedete, qui ovviamente vanno tutte sbloccate. Non ne ho sbloccato neanche ora, se mi sbaglio, di skin dei personaggi. Ho sbloccato giusto con un paio di skin o delle armi. Vedete, comunque, le varie carte che sbloccano le diverse skin dei personaggi. Vedete, poi ci sono, per esempio, del corazzato, pieno di colori, insomma ci sono varie cose, vedete, molto carine, devo dire, alcune skin. Per come si ottengono queste skin? Semplicemente andando ad acquistare le apposite carte attraverso lo store del gioco. Poi, tra l'altro, le carte sono acquistabili anche tramite le microtransazioni. Le skin riguardano sia i personaggi del COG che dello sciame. Insomma, sia i buoni che i cattivi. Vedete, ad esempio, questo Lancer qui l'ho preso tramite una carta, vedete? Le altre, se mi sbaglio, non ce le ho. Comunque, vedete, ci sono davvero tantissimi colori. Sono tutti molto molto carini. Alcuni sono tamarrissimi, altri però sono molto graziosi, molto molto sfiziosi da vedere. Ad esempio questo qua che sembra un giocattolo, vedete? Molto molto carine comunque alcune skin, molto così su di giri, però ci stanno assolutamente, rendere un personaggio molto più personale, diciamo. Così, guarda, adesso faccio brevemente anche quello dello sciame. Qui intanto, vedete, anche qui lo sciame è pieno di colori.
molto molto carine anche queste. Vabbè, poi per l'orda non mi ricordo. Sì, vabbè, la stessa cosa. Poi i personaggi sono divisi in tre parti: Sciame, COG e il personaggio poi che utilizzate per l'orda. Ci sono poi gli emblemi, anche qui questi da sbloccare tramite le solite carte. Dove si acquistano le carte? Le carte si acquistano qui nello store. Io adesso ho 985, non ne ho tantissime. Cosa ci possiamo comprare? Ci possiamo comprare uno di questi due. O l'incremento vuoto o l'incremento verso. Andiamo all'incremento verso. Sto qua. Vedete, poi ci sono anche i pezzi in euro. Quindi vedete, appunto, ci sono le microtransazioni. Come vi dicevo, apriamo il pacchetto. Vediamo che cosa esce da qui. Rivela tutto. E niente, questo pacchetto praticamente include solamente bonus da utilizzare in game per la modalità competitiva. Va bene. Infatti vedete, 6-5 uccisioni, vedete, mi danno più punti esperienza. Nulla di più. Poi ci sono comunque questo qui, il pacchetto operativo, vedete che contiene 5 carte casuali, tra cui ricompensa, abilità di classe, almeno una carta di personalizzazione che ovvero un emblema, un'arma o un personaggio. Dobbiamo spendere questo, vabbè, non fa niente. Il pacchetto lit costa 4.000 monete. Le monete comunque si ottengono abbastanza facilmente. Avete visto durante questo live che ho ottenuto quasi 1.000 monete, perché erano 985. Quindi direi che in un'oretta si riescono a ottenere discreti risultati. Comunque da precisare che le microtransazioni comunque non sbilanciano il gioco, perché tutto ciò che trovate nel gioco è ottenibile tramite le monete, tramite i pacchetti di figurine. Poi altra cosa da precisare è che tutto quello che trovate nei pacchetti di figurine, quindi acquistabili sia con la moneta che con le microtransazioni, ragazzi, è completamente estetico. Quindi cose funzionali come armi più forti o altro non ci sono nei pacchetti. Nei pacchetti trovate cose estetiche. In questo caso il pacchetto di che costa 4,99 euro. Poi potrete anche acquistare 5 pacchetti volendo, quindi vengono a fare 24,99 euro. Include un oggetto garantito raro o migliore, con la possibilità maggiore di ottenere un pacchetto leggendario. Va bene così. Faccio vedere brevemente i prezzi in euro. Vedete, questo 1,99 euro e poi 0,99 centesimi per questi due. Ok ragazzi, ultima cosa, poi volendo le carte le potete anche costruire, come sacrificando le carte doppioni. Magari facciamo un esempio: voglio creare GD esplosione di colore, e adesso non ho carte da sacrificare, però comunque esempio potevate smantellare doppioni e così via, insomma smantellando le varie carte e distruggere una carta singola per ottenere residui. Non ho carte da sacrificare, questo è il problema. Non ho carte seriche. Le carte seriche, se non mi sbaglio, sono quelle che vanno sacrificate. Comunque posso distruggere, magari se ho qualche doppione, una carta che non voglio utilizzare, le sacrifico. Praticamente poi sacrificando le carte ottengo questa moneta, tra virgolette. Comunque questi pezzi d'argento. Una volta che ho ottenuto abbastanza pezzi d'argento, diciamo, posso creare la carta che mi interessa. Tutto qui. Se sarà molto semplice, permette di utilizzare comunque le carte doppioni, i doppioni. Ragazzi, andiamo a farci una partita veloce. Vi volevo far vedere le modalità, però vabbè, comunque le trovate anche nella recensione che ho scritto. Comunque le modalità sono abbastanza classiche. Abbiamo Deathmatch, cattura la bandiera, no, sulla Re della Collina e così via. Poi ci sono alcune varianti come Dodgeball, che è molto carina. C'è quell'altra che praticamente ogni un altro modello, adesso non mi ricordo come si chiama, forse Arms Racer, adesso non mi ricordo se questo è il nome. Comunque una modalità che praticamente ogni 3 uccisioni della squadra si cambia arma. Insomma, ci sono alcune modalità molto carine che comunque spezzano un pochino la monotonia dei grandi classici. Poi c'è la parte competitiva vera e propria, cioè la sezione dedicata all'esports, che include molto molto più, tra virgolette, corpose, nel senso che comunque sono modalità pensate per i futuri tornei dedicati a Gears of War 4, che ci saranno tornei di milioni di dollari, come ormai ci hanno insegnato il mondo degli sports, l'ha fatto quest'anno FIFA anche, e lo fa anche Gears of War. Insomma, stanno cominciando un po' tutti a strizzare l'occhio agli sports. Secondo me ormai l'unico a cui manca gli sports è Battlefield 1, Battlefield in generale, ma proveranno a partire a 64 giocatori, non vanno da nessuna parte, e lo dico con un pochino, no, no, con
però con un pochino di fastidio perché mi, la serie Battlefield mi ha cominciato a rompere le scatole con le partite da 24 giocatori. Mi fa entrare in partita. Questa che partita è? Zona di guerra, ok. Guarda, ragazzi, mi sa che se non aspettiamo, ecco qua, se non dobbiamo aspettare che finisca la partita, il round anzi. Porca miseria, non sono curarmi, ripararmi. Vai, non si vedeva niente lì. Muoviamoci. Vieni qui, dove vai? Nemici. Sono pronto. Se non aspettiamo che finisca il round, non si va. Tu guarda e impara. Guardate in ogni dove. Già sono morti tre dei nostri, porca miseria. Chi è il prossimo? Vabbè, dai. Al tappeto. Porca miseria. Che figuraccia. Pensavo che non mi sparassero là, devo ammetterlo. Colpa mia. Bersaglio sbagliato.
Non c'è verso che abbia mancato. Ne sono due. Sono pronta. Abbiamo finito. Dai, cambiamo modalità però. Questa zona di guerra non mi piace. Andiamo a re della collina. Zona di guerra è un classico match eliminazione. Ogni volta che si muore bisogna aspettare la fine della partita per iniziare il nuovo round. Sì, bisogna aspettare la fine del round per tornare a giocare. Ragazzi, caricamente non sono troppo lenti, comunque il netcode è molto stabile, insomma non ci sono problemi particolari, per fortuna direi. Quindi direi che possiamo confermare tranquillamente il voto che ho dato alla recensione, perché l'unico dubbio era riguardante la stabilità dei server una volta uscito il gioco, però insomma con l'Ultimate Edition ci sono un sacco di giocatori già. Funziona egregiamente, quindi possiamo stare tranquilli. Zona di guerra, oddio, pensavo di scamparmela stavolta. Ti vedo. Torno nella mischia. Bene. Fumogeno. Vieni qua, bello. Dai, comunque secondo me i fucili a pompa, ragazzi, sono troppo forti questo gioco. Che non è possibile. Vedo un pochino vanno bilanciati. Proprio che ho fatto una morte del cavolo è chiaro, però. Vabbè, aspettiamo i compagni. Dai. Ragazzi, riuscirò a fare... che cavolo? Riuscirò a fare un'uccisione? Ma dico una, eh.
Dai. Ragazzi, perdonatemi. Ammetto di essere un pochino stanco comunque. Adesso non voglio cercare scuse, che sia chiaro. Però dopo un'ora e mezza di urda mi sono un po' stancato. Sono meno lucido, ecco. Poi comunque so, oggi pomeriggio comunque ho giocato tantissimo per Mafia 3 XCOM, quindi sto avvertendo un po' di stanchezza a quest'ora. Dopo tante ore di gioco. Mamma mia, ragazzi, comunque ci stanno a distruggere, fatta io, però va bene, me la prendo comunque. Affa, mamma mia, ragazzi, mi sono tolto una soddisfazione. Madonna, guarda come mi ha fatto, non ci credo. Più altro ragazzi, è incredibile. A me sembra questa modalità non mi fa impazzire molto questa modalità, perché è ripetitiva come poco, perché stanno tutti là ad aspettare il momento giusto. È un po' una palla. Se ti pigli l'arma buona fai bene, altrimenti nulla. Noi abbiamo anche un bot, perché col corazzato è un bot, non è neanche un giocatore. Altra volta. Ragazzi, riusciremo a vincere una partita? Perché stiamo prendendo mazzate in ogni dove. Lancio un fumogeno! Cioè, questo è culo, però, perdonatemi. Ma questo è proprio culo, cioè, raga, ma di che stiamo parlando? Cioè, quello che fa il rimbalzo e lo uccide.
Speriamo di riuscire a cambiare partita, vi prego. Vi prego, speriamo di cambiare partita. Abbiamo preso mazzate in ogni dove, mamma mia. Che tristezza. Zona di guerra, guardiano. Speriamo di riuscire a cambiare questa maledetta modalità. Direi di sì, perché sono tutti... 4 persone hanno votato per guardiano, quindi direi di sì. Ah già, tra l'altro possiamo anche scegliere di mettere... Vabbè, le carte da per ottenere più esperienza, però vabbè. Allora, guardiano, fatemi ricordare un attimo qual è il guardiano. Se non mi sbaglio è quella dove c'è un obiettivo preciso da eliminare. Fatemi controllare. Adesso non mi ricordo. Sto facendo un po' di confusione, comunque dovrebbe essere quella. Sì, è quella. Che vedete, io c'ho la stellina. Poi ragazzi, funziona così, c'è un leader della squadra, che sono, in questo caso sono io, ma cambia ogni partita, ogni round di colore. Lui praticamente è il personaggio che non deve morire, perché una volta morto lui, praticamente gli altri personaggi sono vulnerabili, quindi una volta morti non possono più resuscitare. Tutto qui, in pratica. C'è niente altro da dire. C'ho il lancer, va, prendiamoci il lancer retro. Devo avanzare troppo, perché se avanzo troppo questi mi ammazzano subito e noi perdiamo la partita. Quindi i miei compagni cosa devono fare? Devono difendermi, ma devono anche attaccare gli avversari per poter per trovare il Phoenix dorato, Marcus Phoenix dorato, e riuscire a sbloccare la situazione. Credo di essere stato chiaro, credo. No, ecco, vedete, ad esempio a me adesso mi hanno ucciso. Si dovrebbe andare. Quindi praticamente adesso gli avversari per vincere devono eliminare tutti i miei compagni. Tutto qui. Anzi, sta dietro di voi, eh. Cioè, non se ne sono neanche accorto. Vabbè. I due per davanti, perché uno l'ho ucciso anche, poi l'altro che mi ha fregato. Comunque ripeto, secondo me il fucile a pompa è troppo forte, secondo me va un pochino bilanciato. Questo non l'ho scritto nella recensione, ragazzi, perché me ne sono accorto dopo aver scritto l'articolo, perché durante le partite ho fatto, durante, insomma, nel periodo review, ecco, non avevo notato questo sbilanciamento così ossessivo del fucile a pompa. Credo è un po' troppo forte, secondo me. Va un po' aggiustato. Perché davvero certe volte in un colpo ti fa anche se sei lontano. Ecco qua, adesso questo è il mio... Questo qui dorato da difendere. Dobbiamo attaccare. Vediamo un po' se riusciamo a combinare. Ops, problema di lag. Via, problema di lag, perché? Ok. Occhio, fumogeno!
Secondo me, ragazzi, ci sono problemi di lag. Sì. Porca miseria. Giuro che non mi è mai capitato, ve lo giuro. Davvero. Non ho mai avuto questi problemi. Mi sa che. Ma non so se ci fa fare la migrazione dell'host. Addirittura. Quanti siamo arrivati? Strano però, davvero strano. Facciamo. Proviamo a fare qualche altra partita, se no nel caso chiudo. Che sto avvertendo un po' di stanchezza. Strano, è la prima volta che mi capita, davvero. Eh sì, ragazzi, mi sa che ci sono seri davvero dei problemi. Perché ci stanno mettendo troppo tempo per il matchmaking. A caso chiudo, dai, perché. No, attenzione, ha creato la partita. Vediamo com'è la situazione. Un po' se ce la fa. Ecco. Credo la collina questo. Però dobbiamo sempre aspettare, mi sa. Eccoci qui. Posso far di meglio. Ragazzi, Re della Collina credo sia inutile presentarvelo, spiegarvelo, cioè. Non è le modalità più classiche dei giochi multiplayer. Occhio al cecchino. Mi blocchi la vittima. L'avevo preso. Ragazzi, l'ho fatto con la motosega. Non so come me l'avevo fatto. Spero questa ucciderà qualcuno. E ho preso una. Vabbè. Ragazzi, partiamo dal presupposto, è solo una pippa multiplayer di Gears of War. Dobbiamo precisarlo. Devo ammettere di preferire il multiplayer di altri giochi. Ma dai, ma guarda questo dov'era. Qua mi ripeto. Il fucile a pompa così forte mi disturbano un poco. Sto morendo a un ritmo proprio sbalorditivo, Porca miseria.
Lascia quanto vuoi, tanto è inutile. Cazzo, sì! E sono tre. Guardate qua, porca miseria. Sono nato per questo. E vai. Non mi scappi. Puoi vedere? Ne accorgete che un'arma è troppo forte nel momento in cui comincia ad essere abusata dai giocatori, perché se vedete tutti quanti che lo utilizzano e che se lo pompa c'è un problema. Se fossi in te mi sarei più veloce. Maledetto figlio di puttana. Occhi sul bersaglio. Grazie. Porca miseria, l'ha fatto saltare per l'aria. Beh, vedete ragazzi, adesso mi ci sto mettendo un attimo a utilizzare. Io non sono il tipo che si mette sempre a uscire a pompa, anzi è l'arma che più odio nei giochi. Quindi fatevi un po' voi conti, In pochi attimi, comunque avete visto, ho fatto un po' di macelli, leggermente, senza esagerare però. Basta un attimo applicarsi e subito si ha il pieno controllo dell'arma. Tra l'altro senza neanche prendere la mira certe volte. Prendi! Figlio di... Lancio un fumogeno! No, non l'ho visto proprio lui! Ci manca pochissimo per vincere questa partita, ci mancano 6 punti. Lancio un fumogeno! Non sei così forte! Guarda il pane! Ah! Maletti! Indovina che succede adesso? Dai. E vai! Quello che mi serviva! Abbiamo vinto.
Vediamo che cosa c'è ancora. Della collina. Io direi sempre di andare sul re. No, ragazzi, faccio giusto un'ultima partita perché sono veramente stanco. Spero che vi sia piaciuto il live. Poi noi ci vediamo, credo domani. Non so con che cosa, ragazzi, però devo essere onesto. Se farò un live domani, se dovessi fare un live, non so con cosa. Devo un attimo valutare. Provate a vedere un pochino che cosa possiamo utilizzare. Ok, vai. Siamo sempre messi su questa mappa, che palle, speravo di cambiarla. Non ci credo, si è messa davanti quella. Ma dai. Si è messa davanti, non mi ha fatto sparare. Vabbè. Bella! Bello questo però! Ma tu come mi ha preso? Come mi ha preso? Dai! Merda! Adesso... Cioè, ma questo è spawnato dietro di me, è spawnato. Ragazzi, è spawnato dietro di me. Dai. Raga, è spawnato dietro di me. È la prima volta anche questa che mi capita. Qua ormai si è messo il battaglione dello sciame. Dai, ragazzi, non sono neanche passato. Secondo me devono depotenziare un pochino il fucile a pompa, il Gnasher, come cavolo si chiama lui. Devono potenziare un pochino il Lancer, perché il Lancer davvero, ragazzi, certe volte è un'arma inutile. Noi dobbiamo fare così. Poi, probabilmente mi sbaglio, non lo so. E vi ripeto, ragazzi, non sono un esperto di Gears of War, cioè, ho fatto la recensione perché
Un po' per esigenze relazionali, no? Perché comunque sono in grado di recensire un titolo. Però secondo me un pochino il bilanciamento va rivisto. Lo dico 3 giorni dopo la recensione, perché queste cose, devo dire, sono problemi che si... che vengono evidenziati, che si mostrano solamente quando la community ha cominciato a prendere confidenza col gioco. Lo state vedendo, comunque adesso stiamo giocando con persone che hanno insomma imparato le regole, tra virgolette, di multiplayer di Gears of War, quindi adesso tutti si sono imparati a usare il fucile a pompa. Restano due. Vai così. Cosa? Attiva e pronta. Dai, era lontano. Convinto di essere arrivato abbastanza lontano, invece. Prendo io. Bello. Raga, mi sono bloccato. Dai. Colpite il mio bersaglio. Quello più. Adesso come la finiamo? Dai. Abbiamo fatto almeno le 5 uccisioni richieste della carta, però. Mamma mia. Come sta andando la partita? Dai, però abbiamo fatto le catture della zona, della collina, che sono importanti. Ragazzi, niente, non avevo neanche il tempo di respirare. Però è una partita molto combattuta, male non sto andando, però male 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 non sto andando tanto, però secondo me
No, secondo me. Allora di fatto secondo me si muore tanto in questo multiplayer. Punti, cioè dobbiamo tenere la zona per 4 secondi, perché quella ogni volta che la teniamo la zona è un secondo, ogni secondo vuole un punto. Praticamente funziona così: una volta che abbiamo raggiunto i 180 punti abbiamo vinto il round, molto semplice. E ho preso un altro. Queste esecuzioni, sono belle, ragazzi. Sono tutte belle, devo dire, le esecuzioni. Molto violente, molto cruente. Tanta, tanta roba. Cioè, ma dove cavolo è uscito questo? Però abbiamo vinto il round. Questa era la cosa importante. Dai, dai, cerchiamo di vincere anche l'ultimo, così chiudo. Cioè, alla fine sono stato il peggiore della squadra, ma è possibile? Porca miseria. Nemico avvistato! Trapelo! Qua il problema, tra virgolette, il problema del fucile a pompa è che quando una volta morto una volta morto praticamente non è che c'hai la possibilità di spawnare, di farti resuscitare da un compagno, no? Dai. Uffa, mi sto spazientando per questo fucile a pompa, ve lo giuro. Per carità, è normale che quando si fanno scontri ravvicinati come in questo caso venga utilizzato. C'è un limite secondo me a questo. Adesso sta con me. Perché secondo me, ripeto, quando noti che una squadra che dei giocatori in una partita, se su 10 giocatori 9 utilizzano il fucile a pompa, c'è un problema di bilanciamento, ripeto, secondo me. Un po' come quando in battle, no scusate, in Overwatch tutti utilizzavano Torbjorn perché era troppo forte. Torna qui, non abbiamo finito. Bello! Muoviamoci! Tutto a posto! E sono quattro! Andrà bene! Che c'è? Fa male! Cavolo! Dobbiamo conquistare di dopo le scale, ok. Dai! Ma no!
tra l'altro col fucile a pompa così forte tu non puoi neanche avvicinarti con Lancer, con la motosega del Lancer, purtroppo. Incredibile sta cosa. Non riesci mai ad avvicinarti. Dunque ragazzi, sono il peggiore della partita. Porca miseria. Attiva e pronta. Mi sono addormentato un po', eh. Dai, tirami su! Sono le 11 e un quarto. Dai, dai, dobbiamo finirci. Finire subito, non ce la faccio più. Vero? Mi stancano tanto i miei giochi multiplayer. Vabbè, dai, raga. Vi rendete conto? Stiamo seria. È incredibile. Ragazzi, siamo a metà. Dai, dai, dai. Ho buon punto. Ah, no, stavolta ho fatto io la cagata. Eh sì. Statistica, no, ma io più che altro sono curioso di sapere quante volte sono morto, perché davvero c'ho dei numeri pietosi. Mi sono un pochino... grazie. Adesso guarda. Vabbè, due contro uno, che cavolo ci posso fare? Che numero, peggior giocatore della partita comunque, che tristezza. Yeah.
Dai, dai, che abbiamo fatto, dai. Proprio la fortuna non mi assiste, eh. E ce la dico anche questo. Basta, vi prego, non ce la faccio più. Riesco più a giocare con lucidità. E vabbè. No, ma io sono curioso più che altro di sapere quante volte sono morto. Fatto. Fa vedere, vabbè, niente, lasciamo stare. Ci mancano 12 punti, ci mancano. È ancora finita, mi hai sentito? Prendi in giro. Fatta? Ce l'abbiamo fatta, dai. Abbiamo vinto, dai. Nonostante la mia pessima partita, purtroppo. Ma ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, io esco. Ok. Vediamo se possiamo comprare una carta. Va, giusto così per curiosità. Fatemi vedere. Tra l'altro non so neanche se sono aumentato di livello. Altro. Sì, sono aumentato di livello, che sono a livello 15. Ok, vogliamo vedere semplicemente se posso acquistare una carta. Cioè un pacchetto di carte. Non credo, sinceramente, però. Fatemi giusto dare un occhio. No, possiamo, dai. Compriamoci il pacchetto operativo. Vediamo cosa facciamo. Lo spacchettamento come fanno dei famosi youtuber. Urliamo se ci esce qualcosa di buono. E chiudiamo il live. Dai, si scherza ovviamente. Creiamo anche un po' di suspense. Aprendone, svelando una carta alla volta. Attenzione, eh. Niente, resistenza a fortificazioni. Quindi andiamo avanti. Ricompensa, vabbè. Booster. Ancora booster. Un altro booster. Ehi, la nuova skin. Però del Lancer. Che palle. Però la nuova skin dell'arma. Ok. Vedete comunque in mezz'ora di. No, forse tre quarti d'ora circa di multiplayer competitivo. Comunque se abbiamo ottenuto 1000 punti da spendere in figurine. In un pacchetto, insomma. Eccolo qua. Dove sta il Lancer arcobaleno? Ma forse era il Lancer retro, eh? Forse era il Lancer retro. Ah no, no, eccolo qua, il Lancer arcobaleno. Quanto è carino. Va bene. E nulla ragazzi, allora ci vediamo forse, forse domani. Non ne sono sicuro, vi terrò aggiornato su Console Tribe come sempre. Devo un pochino vedere se... Perché devo giocare sempre a Mafia 3 e XCOM 2. Forse c'ho Raid da farvi vedere, però volevo prima finire gli altri due e poi dedicarmi a qualcos'altro di nuovo. Nulla, io vi ringrazio per avermi seguito tutta la giornata oggi. Mafia 3, XCOM 2, abbiamo visto poi il multiplayer di Gears of War. Con Gears of War non abbiamo finito perché, come vi ho già detto, faremo poi la Gears of War saga a tempo debito. Quando magari ci sarà un periodo un pochino più morto, cominceremo a giocare i vari Gears of War. Tra l'altro devo finire anche finire anche il playthrough su Fahrenheit. Su PS4 ovviamente in quel caso. Va bene. Magari domani ci sparo anche un Fahrenheit serale. Non lo escludo, ma speriamo. Vi terrò aggiornati sempre su Console Drive. Dai, io vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti.